Un altro successo per la Fiera di San Martino, che Cornè? È un successo che ormai si protrae da qualche anno, da quando l'abbiamo riformata e riportata in Piazza Martiri della Libertà in centro al paese. Anche quest'anno abbiamo all'incirca un centinaio di capi di bestiame. È stato un lavoro un po' più lungo quest'anno rispetto agli altri anni, per via delle nuove normative della legge Gabrielli. Abbiamo dovuto lavorare un po' di più sulle sicurezze, ma il lavoro ha portato il merito della manifestazione, perché abbiamo visto che abbiamo inserito alcune cose in più con le sicurezze, abbiamo ridimensionato lo spazio della fiera portando quello che si portava in piazza Morgando a riportarlo al centro della piazza centrale dove si fa la fiera. Abbiamo messo a disposizione tutto quello che poteva avere un ente come il comune, perché abbiamo messo tutte le forze. Se siamo qua oggi possiamo ringraziare i nostri uffici, in particolar modo l'ufficio commercio diretto dall'architetto Noto e da Laura Bertello e dalla vice comandante del servizio municipale dei vigili urbani, perché è quella che si è fatta in quattro per riuscire a portare questa manifestazione con tutte le norme di sicurezza che richiedevano. È parecchie settimane che ci lavoriamo, possiamo dire abbiamo avuto successo, non diciamo che abbiamo incontrato tante difficoltà, ma oggi ci siamo. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi che mi hanno aiutato, da Renato Polla a Diego Polla, a Pierre, ad Alessandro, a Luca Martin che si è fatto in quattro per fare le transumanze, ai commercianti delle mucche, a Giacomino Nicola che è venuto da Salassa per portarci le mucche qua da noi. Un successo e soddisfazione mia personale per questa giornata, perché non tutti gli anni sono uguali, quest'anno più degli altri anni il lavoro ci ha premiato.